Che schifo stai facendo? Ah, che schifo. Li ho tenuti in caldo. Mamma mia. In caldo solo per voi. Che cos'è? Guarda, non lo so, non lo voglio neanche. Vuoi toccare? No, assolutamente no, guarda. Non sono i pronostici di Serie A giornata 20? 25, 26, boh, mi ricordo. Vabbè, pronostici Serie A della giornata in corso. Semplicissimo, diamo il via alla sigla. È un po' marrone, ma perché? Che schifo. Vabbè, ma c'è la vita avanti. Appunto, è quello che è quello che... A tra poco, sigla. Ciao ragazzi. Ti è piaciuto? Schifo, ti è piaciuto il segreto? Il no. Segreto? No, quello che fanno su Canale 5 che fa schifo al cazzo. Mannaggia la mignotta, chi se lo vede, mortacci, che schifo. Detto questo, questi sono i pronostici di Serie A. Sì, ciao. Sei a pronto? Tutti ragazzi, ben ritrovati come al solito. Ciao anche da me. Poi svegliamo il segreto del marrone. Lo tenevo infilato nelle mutande davanti, ma il foglietto è diventato marrone. Vabbè, mi sa che mi sono messo le mutande zozze di ieri all'incontrario. E capito? Vabbè, sì, vabbè, lasciamo perdere, comincia. Cominciamo, va. Allora, il 17 che giorno è? Venerdì? Venerdì 17, fammi rigrattare le palle, mamma mia, venerdì 17, ecco. Gioca la Juventus con il Palermo. Sì. Juventus a 1.12, pareggio 8, Palermo 17, ora 20.45. Allora, allo Juventus Stadium sarà una bolgia, la Juventus è cattiva, infame e quant'altro. Palla corta. Sarà una partita proprio corta. Una passeggiata, 1 più over 2.5, punto. Se volete rischiare anche over 3.5, no, sto scherzando, non lo rischiate, però comunque 1 più over 2.5 va benissimo. E fu così che il Palermo espugnò lo Stadium 0-1 con gol di Nestorowski. Ma vai avanti, 1 più over 2.5, Atalanta-Crotone. Quindi sabato 18, sì. Atalanta 1.28, pareggio a 5, Crotone 11. Potrebbe essere una bella sfida per la salvezza di tanti anni fa, perché l'Atalanta parecchi anni fa, insomma, lottava per la salvezza sul palazzo, sì, 15 anni fa. Anni fa però. E comunque l'Atalanta ultimamente sta veramente a sfornare belle prestazioni guardando le quote. Rimango un po' così, dillo tu. Uno più over 2.5, ragazzi. E come ha giocato anche col Palermo, ragazzi, sì. Miei, che alla fine il Palermo sembrava la potesse riallacciare, riaggrappare, quello che vi pare. Ma a livello del gioco l'Atalanta è una non big. C'è stata storia, perché l'Atalanta nel primo tempo col Palermo ha fatto uno scempio. Non gli ha fatto strusciare una palla, la piede a pallettate, come si suol dire. Sì, quindi questo l'abbiamo detto, andiamo a quella successiva. Andiamo avanti, sempre sabato 20.45. Empoli-Lazio. Cazzo, no, a Lazio. Lazio. Sì. Empoli 4.70, pareggio 3.50, Lazio 1.70. La vuoi fare semplice? Sì, facciamola molto semplice, 2, cioè? 2 fisso. Senza over, perché senza comunque over, viene senza dato over. A... l'Empoli viene dato a 4.70. No, no, 1.70 Lazio. Ah, il 2 della... sì, 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 sì. Assolutamente viene un'ottima quota, ragazzi miei. No, ma anche perché l'Empoli potrebbe cacciare sempre quella prestazione in cui riesce a difendersi bene. Magari vince 1-0 la Lazio, può essere pure che l'Empoli passa in vantaggio e fa un partitone perché è capace, Però ragazzi miei, la Lazio dimostra, col Milan ha pareggiato 1-1, ma nel primo tempo meritava di stare 3-0. Se gioca come sa, l'Empoli comunque è molto inferiore rispetto al gioco della Lazio. Questo è il pronostico che pensiamo noi, puoi andare avanti per cortesia. Andiamo avanti e passiamo a domenica, ora di pranzo, Bologna-Inter. Bologna 4.30, pareggio 3.40, Inter 1.80. Traduco la situazione in due semplici parole. Foso, Hinda, ecco. 2 Forza Inter, 2 Forza Inter, 2 no, forza Roma, ma forza Inter in questo caso, perché noi ce la giocheremo, ce giocheremo il 2. Il Bologna è una squadra che dimostra, certe volte te fai fenomeni, certe volte un pochetto di meno. Gioca in casa, è vero, ma l'Inter secondo me, per il gioco che sta esprimendo, potrebbe fare qualcosa di veramente importante, così come la Lazio, va bene? Direi rientra sì. Icardi, rientra... quante squalifiche c'hanno? No, mi sa rientra Perisic, Icardi ancora c'ha una giornata. Ah, c'ha ancora una giornata, mi sa tanto di sì, però comunque sia ragazzi, Eder sembra non far rimpiangere, insomma, là davanti l'attaccante Icardi e sì. C'è sta pure coso, chi è quell'altro? Palacio. Palacio, che comunque secondo me resta sempre un buon giocatore, a lui gli fa cagare, cazzo, cioè no, proprio Palacio, detto in guarda, parole tranquille. Prima mi piaceva tantissimo, poi nelle ultime tre tempi stagioni ai tempi del Genoa era un fenomeno. Tre stagioni si è perso, guarda, non ma non ci perdiamo neanche noi in chiacchiere, andiamo a Chievo-Napoli. Sì, andiamo avanti con Chievo-Napoli, turno delle tre ragazzi. Chievo a 6.50, pareggio a 4, Napoli 1.48. Allora,
Io ho detto 2 più over 2 e mezzo, perché comunque Napoli è forte e tutto quanto, è quello che vi pare. Lui mi ha detto lascia perdere l'over, perché comunque già 1,40 qualcosa è una buona quota. E c'ha ragione, ragazzi miei. Quindi giocatevi il 2 secco, e fu così che il Chievo vinse 1-0 contro il Napoli, ma non ce ne frega niente. E detto questo, possiamo pure andare avanti. Sì, vorrei solo ricordare che il Chievo negli ultimi tempi contro il Napoli ci ha sempre avuto qualche bella riuscita, qualche partita del cazzo che l'ha sempre sbangata, insomma. Potrebbe succedere qualsiasi cosa, potrebbe, però non ce ne frega molto... niente, ragazzi miei. Sì, è una cosa molto interessante. Sampdoria Cagliari. Sì. Sampone 64, Perge 3,60, Cagliari 4,90. Allora, quel 4,90 a me alletta, ti dico la verità. Perché comunque la Sampdoria è una squadra che è forte, per carità, tu che ne pensi? Sì, per carità, però, cioè, sinceramente il 4,90 addirittura del Cagliari, cioè vorresti puntare sul 2 proprio? No, non vorrei puntare sul 2, dico che come sono state fatte le quote, secondo me qualcosa non torna. Perché io comunque se mi devo rischiare l'1 della Sampdoria contro il Cagliari, come minimo lo voglio a 1,70. Beh, diciamo 1,60, una cosa, 1,64, cioè ci stiamo. Stiamo là, ma quello 0,4, ragazzi miei, è veramente 0,04, vabbè, è molto importante. Detto questo, cioè, diciamo che la Samp viene. La senti di rischio all'1? No, io infatti non ti ho detto 1, sei tu che hai detto 1. No, perché qua abbiamo scritto 1/gol. Esatto. Però mo riguardando bene, secondo me è più probabile il gol entrambe le squadre segnano, perché magari il Cagliari potrebbe fare qualcosa. E la Sampdoria pure. Cioè te l'avevo detto, infatti, cioè l'1 rischiarlo era un po' troppo, perché la Samp viene sì da 3 vittorie consecutive contro poi Milan, Roma e l'ultima non mi ricordo, il Bologna. Però cioè il Cagliari comunque è sempre una squadra che potrebbe riuscire a fare qualche gol. Marco qualche Borriellone o comunque chi per lui, c'è Sau, c'è quello, c'è quell'altro. Quindi secondo me rischiare l'1 non è granché. No, andrei anche io sul gol, ragazzi più miei. Sul gol. O addirittura se ci fosse una giornata sì, De Muriel da una parte e Quagliarella e dall'altra De Borriello, chi gioca per lui. Addirittura over 2 e mezzo. Addirittura over 2 e mezzo potrebbe uscire fuori, quindi lasciate perdere l'1, non si sa mai. Pescara-Genoa. Pescara 3,40, pareggio 3,25, Genoa 2,05, quote un po' strane devo dire. Sì, perché il Pescara comunque è una squadra che se deve salvare c'ha più niente da perdere, ma secondo me a sto giro il Genoa deve assolutamente prendere il largo se vuole rilottare per le posizioni un po' più alte della classifica. Tu che ne dici? Sì, direi proprio di sì, anche perché poi il Pescara nelle ultime 2 partite ha preso 11 gol, è stato esonerato Oddo. Noi pendiamo per il Genoa per il momento, sì. Udinese-Sassuolo, partita successiva, qua la famo semplice. Abbiamo detto il 2 del Genoa? Abbiamo detto pendiamo solo per il Genoa, quindi 2 ragazzi. 2 ragazzi, vai. Udinese-Sassuolo, Udinese a 2,10, pareggio a 3,20, Sassuolo a 3,40. Allora, è semplicissimo, over. Il Sassuolo sta in forma e l'Udinese comunque in casa è una squadra che dimostra ed esprime anch'essa, come si dice, un bel gioco, over 2,5, sei d'accordo? Guarda, non ne sono convintissimissimo, insomma. E che vorresti di X2 no, per no, il Sassuolo? Forse non, no, io forse non la giocherei proprio, personalmente non no, la giocherei. No, io ce la metto, fa come ti pare, ci famo una schedina e ce la mettiamo, non rompere le palle. Sì, no, però se dovessi farla io da solo, la schedina non la metto. Siccome ce la famo insieme... comando io. Va bene, fate voi ragazzi miei, forse l'X2 perché Sassuolo sta bello in formino. Sassuolo sta in forma, comunque però c'è un attacco abbastanza potrebbe finire in qualunque modo, come può finire 0-0, come può finire 4-4, insomma. 1-0 per l'Udinese e quant'altro. Roma-Torino, non va a giocare. Roma-Torino alle 18 di domenica. Roma 1,44, pareggio a 4,40, Torino 6,75. Fate Bobbis, non so che cosa dirvi. Noi abbiamo paura di tutti gli ex e gli Aic e i Turbe che lo faranno entrare in segna, perché tanto così succede. Quello fa la pippa a tutte le partite. Tu guarda che gioca con noi. Gli esce in tiro de merda, vince il Torino 1-0 gol dei Turbe o degli Iago Falche o degli Aic o de Castan o della cella della zia. Non ci detto dimentichiamo questo, il Gallo Belotti. Ecco ragazzi miei, visto che c'è il Gallo Belotti, visto che la Roma è così favorita in casa, noi vendiamo per un over se proprio dovete giocare qualcosa, perché la Roma segna tanto. Il Torino l'ultima partita ha fatto 5 gol, ragazzi miei, fate voi. Fate Bobbis, sì, come ha detto lui. Gli si è spenta un attimo la luce quando il Pescara ha fatto 3 gol. Gli si è tappata la vena, cioè, un attimo. Come sì, al solito il Torino c'ha questi attimi di smarrimento. Speriamo clamorosi che ci abbia attimi di smarrimento e che vinca a Roma 4-3 o 3-2. No, ma speriamo che non giochi come all'andata, perché no, se giocano come hanno giocato sono all'andata, cazzi nostri. Torino e Roma sono peni nostri. Detto questo, per 2,5 vai avanti con l'ultima partita. Poi sul pronostico tutto proprio qua. Bravo, yeah, beccate questa. Bello vai. Sozzo di schifo. Milan Fiorentina. Aspetta, fammo levare da qua che sei schifo. Che va bene, poggio qua.
Milan-Fiorentina domenica 20:45, Milan 2:15, pareggio 3:20, Fiorentina 3:20. Io pure levo il telefono. Mi ricordavo che, per fortuna che ho rimesso il foglietto qua, mi ricordavo quello che avevamo detto. Allora, il Milan è una grande squadra, Montella lo dimostra, perché non si ferma mai, non si arrende mai, no, non si ferma mai, perché se si fermano così vi hanno 10 gol. Non si arrende mai, la Fiorentina comunque è una squadra che esprime bel gioco, gioca e tiro e passaggi e gol e reti e quello, quella le Babacar che lo ficca e Kalinic che lo ficca. Porca Valero, che ficca pure. Gol. Okay. Entrambe le squadre segnano, proprio tradotto. Sì. Cioè, non serviva tutto sto giro di parole, basta che dicevo gol. Entrambe le squadre segnano. Prossimi pronostici: Serie A, ma li faremo la prossima, come sempre. La Champions League, l'Europa League, la Zia League, la Nonna League, la Coppa del Nonno, la Coppa Dozzi. Quanti like? Almeno 800 like. Ragazzi, 800 dai. Like arrivano i nuovi pronostici del Gabone e del Fabione. Quanti, no, già detto. Quanti like? Sì, saluto. 800. Lasciate un mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. E vi salutiamo. Ciao, sbarello, ragazzi. Sbarello, ogni tanto sbarello, bella.